Sì, allora oggi ci muoviamo sul mercato delle materie prime. Andiamo sul crude oil che è stato protagonista di uno storno importante partito, insomma, all'incirca una settimana fa, dopo aver fatto dei massimi di swing in area 93,50. Dopodiché, la mia view personale, allora lo dico subito, è una view di breve che è short, e questo soprattutto a causa del rimbalzo di fatto fallito, ovvero questa candela di espansione di volatilità che abbiamo osservato nella giornata del 13 di ottobre, dopo che il mercato aveva fatto dei minimi a quota 85,60. E quindi candela di forte espansione di volatilità al lato long, che poteva essere foriera di un ulteriore recupero, invece nuova forte resistenza in area 89,50 è il mercato che di fatto è andato ad annullare poi con una chiusura venerdì sui minimi questa candela di espansione di volatilità. Aggiungo anche un altro fattore che secondo me potrebbe determinare in questa fase un'estensione dei ribassi, ovvero che tra qualche giorno è prevista la scadenza del contratto future di novembre. Sappiamo quanto questo sottostante sia in grado di estremizzare i propri movimenti in concomitanza con le scadenze tecniche, quindi mercato che va ad estremizzare il trend in essere. Per cercare di buttare fuori tutti i piccoli operatori che sono posizionati contro trend, e quindi sotto questo punto di vista l'idea è quella di andare a cercare una operazione in sell limit. C'è un pivot di breve che ha caratterizzato i movimenti di swing nelle ultime sessioni, che è quota 87,10, livello che era stato recuperato nella giornata di giovedì con poi forte movimento al rialzo. E invece di contro, nella giornata di venerdì, il successivo superamento al ribasso aveva determinato anche qui un forte break di volatilità. Quindi in questo caso ci aspettiamo che tale livello funga da supporto, da resistenza in intraday, e quindi su un eventuale test al rialzo di quota 87,10 andremo a piazzare il nostro ordine in sell limit. Il nostro stop è posizionato a quota 88,3, mentre il target è posizionato a quota 85 dollari.